Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Death's Door, dagli stessi creatori di Titan Souls. Il gioco costa $19,99 su Steam e la premessa è abbastanza particolare. Mietere le anime dei defunti giorno dopo giorno potrebbe sembrare monotono, ma per un corvo è un lavoro decente. Le cose iniziano però a movimentarsi quando l'anima che dovresti raccogliere viene rubata e tu sei costretto a inseguire il disperato ladro in un regno in cui la morte non esiste. Sembra l'inizio di Grim Fandango. Comunque, lo iniziamo, lo giochiamo insieme senza pad, lo proviamo con la tastiera e il mouse, così da portare un'esperienza di questo tipo. Siamo in un mondo così bianco e nero. Ora arriviamo a Reaping Commission Headquarters, ok, al quartier generale del Reaping Commission. Fine, capolinea. Ok, Vast to move. Il mouse, vedete che lo muoviamo nella direzione in cui vogliamo colpire, e di conseguenza il nostro corvo, che è bellissimo. È bellissimo il corvo. Non si può zoomare, però si può arrotolare. Scusi, ma... Ehi, sei pulito. Vai avanti. Ok, abbiamo il metal detector che dà la X, ma va bene. Siamo in questa sorta di dipartimento della morte. E questa è la sala delle porte. Dove andiamo? Sono caduto di sotto. Non posso volare, sono un corvo. Vabbò. Andiamo a vedere. No, qua non c'è nulla. Si può saltare di sotto così? Sì, fantastico. La sala delle porte. E lei? È meglio muoversi. Non vorrei fare tardi, vero? Sì, ma non di qua. Devo andare di qua. Oh, qua ci sono gli impiegati. Bene, bene, bene. Non ci sono vermi per te. Perché... sta dicendo lascia perdere. Tuttavia il tuo giorno fortunato. Ho attualmente un'anima da recuperare. Rip, non so cosa voglia dire, ma credo recuperare, insomma, mietere. The Reaper, il mietitore, Reaper Mieta, esatto. Non solo un'anima, un'anima gigante. Penso che la commissione su questo... Beh, spero che tu non abbia dimenticato il tuo addestramento. Spesso le anime giganti non se ne vanno in pace. Va bene, andiamo. Bene, andiamo. Andiamo su. Ci sarà l'ascensore. Ma ricorda, la tua porta rimarrà aperta fino a quando non ritornerai con la tua anima che ti è stata designata. Mentre la tua porta aperta, sarai immortale e invecchierai, quindi fallo velocemente. Intrigante come cosa il gioco, come avete visto, non è in italiano. Ok, l'ascensore arriva. Non sapevo dovessi andare qua, ma ho intuito subito questa ascensore un po' così anni 50 o quello che è. La porta è questa. Enter door. Andiamo nel mondo reale a sto punto. Sì, perché il mondo ha preso colore. E siamo nel Grove of Spirits, la location dove c'è stata assegnata l'anima. Quindi da buon corvo andiamo rotolando, perché il corpo non vola, ma rotola. Che succede qua? Ok, ho colpito quello. Gioco che tra l'altro ha preso, non so come dirlo, insomma, perché lo sapete già, notevoli voti nelle recensioni. Quindi io credo che qua debba colpire. Via, non c'è niente da vedere. Ok, si spara così con il tasto destro. Ma non devo andare di qua, qua c'è una porta, ma da qua siamo arrivati e praticamente è una scorciatoia. Ok,
Abbiamo già un boss. Il demoniaco spirito della foresta. Finito i colpi. Colpiscono a round alternati. Però adesso mi sa che inizia a girare rapidamente. Devo fare attenzione a non bruciare tutti quei colpi che vedete qua in alto col puntino bianco, perché quando li finisco devo aspettare che ritornino. Aia, che botta che mi ha dato. Ok, aspetto che mi si ricarichino. Io adesso spero riapra le braccia. Ok, i tentacoli. Adesso però è fatto molto bene, devo dire. È bello perché si è sopraelevato e... Aia. Devo farlo tornare giù per renderlo un po' più semplice da abbattere, forse. Che succede? Eh sì. Ho anche finito la vita, quindi... Devo... Oppa. Boia mondo, sono morto. Per questa schermata col morto, sei morto, ha fatto veramente, veramente storia. Ma fortunatamente avevo già aperto il cancello, quindi proviamo a prenderci questo boss con le buone. Non mi pare ci sia una barra della vita del mio nemico, però dovrebbe essere abbastanza... Uiuiuiui, abbiamo già perso uno di vita. Io adesso non mi pongo problemi, me ne vado. Adesso riapre i tentacoli. Devo fare attenzione perché potrebbe sbilanciarmi il fatto di avere... Voyamondo... Il fatto che comunque colpendo un minimo io vado avanti, quindi devo farci molta attenzione. Soprattutto quando li vado vicino. Anche qua l'avevo preso prima. Ancora. Mannaggia. Ok, fortunatamente ho i colpi. Non so se poi sia parte, diciamo, del lavoro che fa questo povero tizio di recuperare le anime, quello di abbattere questi nemici così ostinati, però... Io mi tengo sempre così. Ancora. Muoio sempre allo stesso punto. Cioè, devo capire che quando stende i tentacoli sul terreno non devo colpirlo. Va bene, va bene, va bene. Sarà quel che farò. Lo colpirò senza sosta, cercando di non perdere la vita in modo stupido. Tipo adesso, gira in quel modo, ma io me ne frego. Eccolo lì. L'ho fatto di nuovo. Però mi servirà da lezione, perché quando stendo i tentacoli io non mi lancio addosso. Qua in alto si dovrebbero già vedere la possibilità di usare altre abilità, quindi il gioco non finirà senz'altro qui. Poi, se avete presente, Titan Souls era un gioco anche piuttosto difficilotto, da quanto almeno ricordo io, ed era un po' più stile pixel grafico di questo. Il gioco ce l'ho, ma non l'ho mai portato in video. Non so dirvi perché, ma probabilmente perché non ce l'avevo quando andava molto di moda, diciamo. Adesso mi si ricaricano e colpirò così. Non mi si ricarica più. Non vorrei mai che fosse magari la vita che quando scende sotto i due
Non è più... Ah no, devo colpire il nemico. Sono veramente scarso io, veramente, perché devo praticamente colpire a mano, mi va a, a ricaricare i proiettili. Quindi diamo un colpetto. Anche due. Spara. Spara. Non ha una bella cera, devo dire. Quindi magari mi va anche di lusso che... Almeno fin quando ho due colpi sto abbastanza tranquillo. Riapri i tentacoli, bravo. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Sì, non ha proprio una bella cera, assolutamente. Quindi 1, 2, ok. 3 tentativi, dai, però, per essere un principiante, non male. Che sia questa l'anima? C'è anche un po' di pubblico che guardava. Mi hanno steso alle spalle. Ma che poi tecnicamente se mi fregano l'anima che dovevo mietere, la porta si richiude. Salve! Via, via, non c'è niente da vedere. E quindi resto qua nel mondo reale. E devo inseguire sto ladro che mi ha colpito. Questo è il cimitero perduto, una regione proibita. E credo che non combattendo le frecce si rigenerino solo anche lì colpendo, quindi devo comunque colpire qualcosa. Questo corvo enorme con un ponte così mi ricorda un Souls. Comunque, un corvo che fa le scale l'avete mai visto? Adesso sì. A livello di musica non è assolutissimamente male, ma ormai sto portando dei giochi che sono veramente fatti bene, devo ammettere. Ok, qui serve una chiave, questa porta richiede una chiave. Volevo capire, ok, qua sono le anime giganti che dobbiamo prendere, abbiamo l'inventario diviso con i cristalli magici e di vitalità, abbiamo le armi e al momento abbiamo solo questa, poi ne avremo altre. E le cose scintillanti non so cosa siano, e questo vabbè, il binding dei tasti. C'è un corvo che diceva, cioè, l'ho tagliato, lo leggo solo a metà, la via per... posso leggere le due parti, ok. This way, this way. No, fammi vedere se mi fa leggere la parte sotto. No. Vabbè, bellissimo. Questa è una stupidata veramente carina. C'è già un cristallo qua. Soul Energy. Può essere spesa nella sala delle porte per gli aggiornamenti. Ok, insomma, è un... Alla fine si era capito che era un roguelike questo gioco. Lì sotto c'è qualcosa, ma devo capire come arrivarci. Questo cos'è? Una porta per andare nella sala. Figo che c'è anche l'entrata così. C'è un portale spento. Belli, gli edifici sono belli veramente. 19,99 non è un prezzo basso, ma calcolando che gli sviluppatori comunque abbiamo già appurato che ci sanno fare, soprattutto con Titan Souls, che è un bel gioco, direi che può valerne per gli appassionati di roguelike o roguelite. Soprattutto qua due chiavi, vi ricordo, soprattutto perché nel sondaggio che ho fatto io non mi aspettavo, certo le risposte erano limitate nel sondaggio, però certo non mi aspettavo che tra le scelte di risposta mettessi tutto tranne che quello che realmente poi voi facevate, quindi i roguelike. Quindi dopo avermi detto una cosa del genere, non scappate più, e questo lo dovete prendere. No, allora qua dice plant seed, qua si può piantare un seme, ma non abbiamo nessun seme, quindi... Però si è aperta anche questa porta, però sapete che io...
con uno di vita io me ne torno indietro, no? Perché ho uno strano presentimento. Ho aperto la porta prima, magari torniamo nella sala delle porte, spendiamo degli shard o delle cose che abbiamo preso prima, in modo da... E così vediamo anche questa meccanica di potenziamento. Piccolo corvo, sento un residuo di anima. Vieni qui e possiamo commerciare. Ok, hai sentito quello che ho raccolto in sintesi. Quello è Lost Cemetery. Questo è una sorta di hub che mi ricorda molto gli hub che c'erano i primi con Mario 64, dove si aprivano i vari quadri. Vuoi aumentare le abilità, quindi praticamente forza, destrezza, haste, la grazia di movimento e la velocità, e questa è la possibilità di ripotenziare l'arco. No, direi che io avrei potenziato la forza, ma mi servono 400 shard, 400 anime, scusate, quindi, o come si chiamano, quindi direi che non sono ancora in grado, però decido di cadere di sotto. Ma ho perso uno di vita. No, ma volevo recuperare tutta la vita io. Vabbè. Torniamo in là, vediamo se si sono rigenerati i mostri. Sì, direi di sì, ma è un grande classico questo. Come ormai ripeto ogni volta, si può salire di qua, vediamo cosa c'è. Come ripeto ormai ogni volta, il gioco si presta tantissimo anche per una live. Il gioco tanti l'hanno definito un capolavoro, ma... Vado a vedere. Life Seed. Ah, la posso piantare. Andiamo a vedere subito che cosa succede piantandolo, ma credo che recupereremo la vita. L'hanno definito tanto un capolavoro, per questo non spetta a me, perché io non faccio recensioni e sarebbe abbastanza arrogante dirlo ora, dopo averlo giocato per pochi minuti. Posso senz'altro dire che a livello tecnico è fatto bene e posso senz'altro dire che anche a livello grafico sono tutti elementi del gioco fatti come si deve. Però poi dovremo vedere un attimo come andare avanti, ma non credo deluderà. Pianto il seme e praticamente vado a recuperare la vita, consumo e recupero la vita, che poi il fiore muore, credo, a meno che non si rigeneri tra un po'. Ci torniamo indietro tra un attimo e vediamo. Quindi intanto andiamo qui e abbattiamo. Oh, po, po, po. Bella la meccanica che più colpisce più si rigeneri. Un po' come Outbreak, anche se non c'entra niente. È un'analogia che volevo fare. Allora, questo dovrebbe aprire qualcosa, abbassare la scala. E raccolgo anche una chiave. Una chiave per aprire alcune porte, ne servivano due in realtà, quindi... Che poi non c'è una mappa, quindi mi rendo conto che in effetti potrebbe essere complicato, a meno che non ci sia una mappa, ma non credo. No, non c'è nessuna mappa, quindi per chi come me ha un senso dell'orientamento di un pesce rosso, potrebbe essere un problema. Vediamo adesso se recuperando la chiave, quella chiave che abbiamo recuperato, possiamo andare da qualche parte che magari ci era preclusa fino un attimo fa. Sì, probabilmente possiamo aprire questa perché le altre porte ne chiedevano due. Ok, vediamo cosa c'è di qua. Quindi immagino anche backtracking, quindi tornare nelle regioni. Ah, questo è un mini boss con un teschio rotolante, che secondo me non gli facciamo niente mentre è girato. Aia, aia, dolor. Io credo però che quel fiore che abbiamo piantato, qualora dovessimo morire, il fiore torna vivo. È uscito un altro. È pieno di questi cosi qui. Mannaggia, devo farli ribaltare sulla schiena quando si schiantano e poi sdrumarli di colpi. Ok, vieni qua e rotola anche te. Ok, bravo, molto bravo. E ne escono ancora. Però prima eliminiamo. Boia mondo, che botta, che botta! Eccolo lì. E tutto finisce così.
con la morte. Non abbiamo ancora 400 anime, però non le abbiamo perse. Ripartiamo da qui, cosa che non è male. E la pianta, come avevo previsto, si è rigenerata. Dovremmo aver lasciato, sì, la porta aperta, però volevo dare un'occhiata. E ogni mostro sono due anime in più, non finiamo più qua. Vediamo da questa parte cosa c'è, giusto per non... Una scala. Sì, ma ci siamo già venuti di qua, mi sa. Secondo me sì, il mio senso dell'orientamento ve l'ho detto, cioè se non mi mettete la mappa io vado fuori di testa. Va bene, va bene, va bene. C'è anche, tenendo premuto lo shift, la possibilità di girare la telecamera abbastanza in modo libero. Dai, proviamo ancora un ultimo scontro con questo, dai, così vediamo un attimo com'è. Anche se stavolta avremo uno in più di vita. Vieni, 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 schiantati qui. Che ti sistemo io. Tre colpi ci vogliono per farlo fuori. Ok, una l'abbiamo già persa, molto male. Beh, almeno riusciamo a schiantare questi piccoli. Ancora, in modo tremendamente stupido. Sono morto. 1, 2, 3. Ok, è andato. Ok, adesso ne esce un altro e un altro. Dai, schiantatevi addosso. Boh, che male. Mi hanno ucciso. 1, 2, 1, 2, 3. Dai. Perché lì c'è anche una pianta per mettere il seme della vita. Vieni, vieni. Dai, ancora. E si fanno danno anche tra di loro, che non è carina come cosa. Li attacco a distanza. Ok, uno è andato. No, dai, 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 speriamo siano gli ultimi, se no siamo persi. E continuo a sbagliare perché continuo a non puntare col mouse, che dovrebbe essere la cosa giusta. Ok, con questo rallenti mi sa che abbiamo svoltato perché si è abbassata la scala, infatti. E vediamo se abbiamo altri semi, ma non credo da poter piantare qui. No, infatti non ne abbiamo. Qua va, si sdoppia. Un cimitero ancora. Ah, un mietitore. Il mio tempo in questo mondo è finito. Quindi si può? Sfortunatamente sono ancora vivo. Scusa, ma forse dovresti farmi un attacco più potente. Ah, tengo però. Ah, adesso mi insegna la carica. Ah, col tasto centrale del mouse. No, sono ancora qui, sono ancora molto vivo. Forse dovresti provare per un po'. Ah, rotola e premi questo mentre rotoli. Ok. Scusa, non è colpa tua, succede a tutti. Mi dispiace. Vabbè, il mio nome è Testa di Pietra, sono il guardiano delle tombe in questa sacra montagna. Ok, se diventerai un po' più forte potrai sfidarmi e potrai farcela. Quindi in sintesi mi lasci passare, così. Inspect. Qui giace un guardiano della porta.
un fondatore, un preservatore dell'ordine. Vabbè, fine. Basta. Andiamo avanti di qua. Secondo me questo gioco piacerà a tanti di voi. La musica mi piace tantissimo. Col pad secondo me rende meglio, ma nel senso che dipende un po' come siete, però se siete belli sdraiati o belli spaparanzati da qualche parte, rende meglio che il mouse alla tastiera. Io non mi sto trovando male, anche se devo abituarmi un pochino a questa cosa che devo mirare col mouse, perché se non miro col mouse, magari colpisco, ma il mostro è dietro di me e io colpisco dove il mouse sta puntando. Ecco, l'unica cosa. Quando è dove eravamo prima e c'era quel corvo enorme, e magari è andato di qua. No, c'è una leva però. Zì. E di lì si scende. Adesso si sta aprendo un mondo qua. L'unico dubbio che ho, dubbio per modo di dire, è che spero che poi cambino anche i panorami. Quindi proviamo a fare. No, allora, rotola e questo. No. No, non si può abbattere quello. Chi lo sa? Così? No, bello che traccia proprio anche la diversa altezza del colpo. Vabbè, insomma, intanto qua stiamo andando avanti senza sapere effettivamente dove stiamo andando, però. Voglio dare un'occhiatina veloce al mondo qui sotto. Mostri ce ne sono parecchi, io me li evito. Ovvio che evitandomeli non guadagno le anime, e quindi no anime e no, ne ho 386. A 400 ottengo il mio primo punto acquistabile per potenziare le varie cose. Dovrei anche colpirlo ogni tanto, però devo capire da dove arriva. Eccolo qua. Ok, e adesso è iniziata la bagarre, ma sono morto. Allora, ragazzi, Death's Door, molto 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 carino. Ripeto, 19,99 su Steam, dai creatori di Titan Souls. Non male, assolutamente non male. Ora tocca a voi. Ditemi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao!